Siamo alla settima giornata del No Limits, si affrontano The Runner e Black JJ, scontro veramente importante per un accesso ai playoff e quindi per la qualificazione all'ottavo posto. Lo conduce ora in questo momento grandissimo il tiro di Novillo, ma dal fallo laterale, quindi non toccata da nessuno, non c'è la rete. Ricordiamo il risultato parziale per 4-1 per i Runner, i gol siglati da Nottebella, che in questo momento il pallone, attenzione, c'è il gol di Esposito con una doppietta personale, quindi il risultato cambia, 5-1, doppietta di Esposito, doppietta di Nottebella e gol di Castaldo per il Black JJ, marcatore Novillo. Risultato pesante per i The Runner, che con questa vittoria possono sperare di qualificarsi all'ottavo posto e quindi di avere di andare a giocarsi i playoff. Squadra di Prisco, se perde questa partita veramente sarà difficile per loro recuperare i punti in classifica. Mancano soltanto 5 giornate alla fine. Abbiamo una notte bella, palla al piede, tiro, palla deviata, calcio d'angolo ora, lo va a battere proprio notte bella, motore di una doppietta quest'oggi, una buona prestazione per lui, come tutti i compagni di squadra che stanno giocando veramente col sangue agli occhi per portarsi 3 punti a casa, mentre i Black JJ sono un po' superficiali in questa partita, infatti lo si vede dal risultato, lo si nota, 5-1 pesante. Palla per il portiere, l'arbitro chiama il cambio, Tebella voleva un fallo che l'arbitro non ha fischiato. Anzi, un calcio di punizione. Nottebella chiede lo scambio con Chiummo, poi Prisco va a chiudere, poi c'è De Sterlik che si è divorato veramente 2-3 gol De Sterlik in questa partita fino ad ora. Allora proprio De Sterlik che prende palla, ci sono due sottoporta, la bella lascia passare la palla per Novillo, nulla di fatto, vero? Vediamo ora Pellino che è fuori momentaneamente, disperato. Tra Napoli e Black JJ si sta disperando tantissimo. Palla ora per Esposito, centrocampo, dalla palla per Nottebella, Nottebella si gira, Prisco su di lui, lo spinge, Aldo chiama il fallo, spallata per Prisco. Si procura il calcio di punizione di Nottebella, la mette dentro, c'è uguale che... Calcio d'angolo ora, battuto, palla ribattuta però. C'è il fallo laterale, lo batte proprio De Sterlik, la va a mettere lunga, nulla di fatto vero, ma il portiere addirittura batte il fallo laterale. Miele, palla per Zanni, le retrovie che addomestica il pallone, lo dà ancora a Miele che lo gira per Esposito, però sbaglia lo stop, poi Castaldo riesce a dare palla a Nottebella, Nottebella si allunga il pallone, però la palla che finisce sul fondo, palla per Murra. Entra Pellino, esce Novillo. Novillo è un po' sottotono questa partita. Ora c'è Nottebella che suggerisce un passaggio per Pellino, nulla di fatto però. Ora c'è proprio Chiummo, palla al piede, però De Sterlik gli ruba palla, cerca l'affondo, forse un poco disturbato, ma l'arbitro non chiama palla, poi Labelle anticipa, poi c'è Pellino che si fa rubare palla da Castaldo, poi interviene Labelle, Castaldo voleva il fallo. Oh, cazzo.